A quest'ora l'East River prende una sottile patina traslucida, una brillante pelle come d'acciaio che sembra fluttuare sul fiume mentre l'acqua passa dal nero notturno al verde scuro opaco del giorno imminente. Le luci del ponte di Brooklyn impallidiscono sullo sfondo del cielo. Un uomo alza la serranda della sua bottega di calzolaio. Una giovane jogger con i capelli raccolti a coda di cavallo sorpassa un uomo di mezza età che in anfibia e tubino nero sta finalmente rincasando. Le rare finestre illuminate hanno la stessa brillantezza della falce di luna. Isabel, reduce da una notte in bianco, è alla finestra della camera da letto. Indossa una t-shirt XXL che le arriva a metà delle cosce. La donna con la coda di cavallo sorpassa l'uomo in tubino che intanto infila la chiave nella serratura del portone. Il calzolaio alza la saracinesca preparandosi ad aprire la bottega. Chissà perché apre così presto. Ma chi mai può avere bisogno di farsi risuolare le scarpe alle 5 del mattino? Grazie a Viola Sartoretto e buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti al Circolo per questa serata con Michael Cunningham. Michael, bentornato a Torino. Very happy to be here. È un piacere essere qui. Eccoci qua. Beh, la sala piena lo testimonia. Non ho bisogno di dirvelo io. Michael Cunningham è uno degli autori statunitensi più letti, più amati e più influenti che conosciamo. E mentre leggevo questo libro di cui parliamo oggi, Day, pubblicato dalla nave di Teseo proprio in questi giorni, ho pensato che siamo tutti fortunati, siamo molto fortunati. Oggi è il Martedì Grasso ed esattamente 4 anni fa, nei giorni di Carnevale, le scuole venivano chiuse, non so se vi ricordate. Nel giro di un paio di settimane ci siamo ritrovati nel lockdown. E in quei primi tempi di pandemia, io mi sono chiesto tante volte, magari sarà capitato anche a voi, ci succederà ancora di avere la possibilità di fare incontri come questo, di incontrarci, di vederci di persona, guardarci negli occhi? Ci capiterà ancora di avere la possibilità di dialogare, di ascoltare un autore del calibro di Michael Cunningham, che si prende su da casa sua negli Stati Uniti, viene qui in Italia per parlare di un libro? È un lusso per certi versi, e adesso che siamo qua possiamo dire di essere fortunati. Per cui davvero, grazie di essere qua. Grazie. I just want to say briefly, thank you everybody for being here. It matters a great deal to me to be in the presence of the people who read books. Writing is a very abstract act. It's like putting a message in a bottle and throwing it into the ocean. And if we writers are lucky, every now and then we get to go out and meet the people for whom are writing the books. And thank you for being those people. Beh, allora Martino, approfitto anch'io per ringraziare tutti voi di essere qui con noi questa sera, con me questa sera, perché in realtà è molto bello per me potermi ritrovare qui
in presenza di voi, dei miei lettori, perché se vogliamo scrivere è qualcosa di molto astratto. Tu lo fai e lo fai per qualcun altro, lanci come un messaggio in una bottiglia che viene gettata a mare, magari qualcuno coglierà questo messaggio. Ecco, quindi io mi sento molto fortunato perché oggi ci siete voi, siete i miei lettori, avete colto il mio messaggio, e quindi sicuramente per me è bellissimo trovarmi qui in vostra presenza, proprio fisicamente. Michael, ti faccio subito la prima domanda. Questo è un libro che racconta una famiglia attraverso tre giorni, il 5 aprile, di tre anni consecutivi, a cavallo proprio della pandemia, prima, durante e dopo, 2019, 2020, 2021. Però ci troviamo oggi, c'è una strana simmetria. Facevo due conti prima di questa serata. Il libro che ti ha reso celebre in tutto il mondo, Le Ore, è uscito 25 anni fa. Ma questo libro ha interrotto un silenzio, se così si può chiamare, di 10 anni. E ho letto in un'intervista che hai detto che stavi scrivendo qualcos'altro e l'hai accantonato quando hai capito che questo era il libro che volevi scrivere. Qual è stato il grimaldello? Thank you. What happened was the pandemic. I was about 2/3 of the way through a very different novel when the pandemic struck, and I felt like the novel I was working on was not really going to be about the pandemic. It was not going to accommodate the pandemic. It would have looked like something I was sort of adding on. And I felt like I needed to write a book that reflected this shocking new reality that we all shared, every person on the planet. Cosa è successo? La decisione è arrivata perché è arrivata la pandemia, è arrivato il Covid. Effettivamente è vero, io stavo scrivendo un altro libro, ero più o meno a 2/3 della stesura di quest'altro libro quando è arrivato il Covid. Però a quel punto io mi sono detto: come ce lo metto il Covid nella storia? Come ce lo infilo? Perché non posso scrivere una commedia e puff, all'improvviso ci mettiamo la pandemia, oppure scrivere comunque una storia che d'improvviso cambia perché ci devo aggiungere sopra appunto la pandemia, non posso approcciare il tutto in questo modo. Quindi ho deciso che avrei dovuto scrivere qualcosa di diverso, ma qualcosa che riflettesse anche questa esperienza assolutamente scioccante che in fondo ci ha coinvolto tutti, perché tutti siamo stati coinvolti dalla pandemia. So then the question becomes: how do you write about human beings threatened by a virus, but you don't write a novel about a virus? Who wants to write or read a novel about a virus? Which is how the structure came about. I thought, okay, as you said, before, same people, and then during, and then we'll call it after. We're not quite after, but we're here. All right. E quindi a quel punto però si poneva la questione, ovvero: come fai a raccontare la storia di tutti questi personaggi, di queste persone che si muovono nella pandemia, la cui vita viene messa a repentaglio appunto dall'esistenza di questo virus che ci riguarda tutti, senza mai parlare del virus? Perché questa era la problematica, perché chi è che ha voglia di scrivere di un virus, e chi ancora meno ha voglia di leggere di un virus che riguarda tutti? Quindi appunto da qui sono riuscito a arrivare alla struttura, che poi è quella appunto che citavi tu e che caratterizza appunto il libro, come chi l'ha letto sa, ovvero il fatto che ci sono questi quattro personaggi, questa famiglia appunto, e poi li seguiamo in momenti diversi, che potremmo definire un prima, un durante
e chiamiamolo un dopo, anche se dopo, insomma, non lo è più di tanto, ancora adesso siamo nel dopo, secondo me. E tra l'altro Michael Cunningham sceglie appunto di raccontare davvero delle persone, un nucleo familiare e non il virus, al punto che la parola pandemia e la parola COVID non compaiono nel romanzo. I feel that the minute you give anything, no matter how terrible, a name, it becomes a little less terrible. In ancient Greece and Rome, you didn't say aloud the name of the god of the underworld for fear of attracting his attention. It was a forbidden name. And I felt the same about calling it COVID, calling it the pandemic. I think people will know what it is. And although I don't expect the novel to be read 500 years from now, if it were, I think people will understand that something terrible is happening. They don't really need to know pandemic, COVID, because terrible things keep happening to people. I wish it were otherwise. Perfetto. Allora, diciamo che c'è un po' un principio guida che io seguo, ovvero il fatto che sono convinto della veridicità dell'affermazione se cui se si dà un nome a qualcosa di terribile, in qualche modo lo si rende meno terribile, e questo va bene. Ma ci insegnano gli antichi greci e i romani che andare a tirare fuori il nome degli dèi, degli inferi, non è proprio una buona idea, perché rischi di attirare la loro attenzione. Quindi è come fare qualcosa di vietato, diciamo così. Quindi io mi sono ben guardato dall'effettivamente rievocare sia il COVID sia la pandemia, proprio come fossero appunto questi demoni da tenere a bada, senza mai citarli, così che chiunque legga questo libro si rende conto immediatamente che c'è qualcosa che non va, che c'è qualcosa di strano che sta accadendo. E poi adesso, senza l'ambizione di dire che tra 500 anni qualcuno deciderà di leggere questo libro, per carità, no, però mettiamo che accada, ecco, se così fosse, magari non saprebbero che si chiamava COVID e non saprebbero che era una pandemia, però sicuramente saprebbero che è successo qualcosa di terribile in quel periodo lì e che appunto non hanno, ma tornando a quello che dicevo prima, non hanno bisogno di sapere esattamente come si chiamava, perché di cose terribili, ahimè, ne succedono ciclicamente sempre agli esseri umani. Michael Cunningham è un maestro, tra le altre cose, della forma, della struttura. Questi tre giorni che vediamo in sequenza sono raccontati per il mattino, il pomeriggio e la sera, quasi a comporre un'unica giornata. E si ritrova anche nel titolo questa semplicità, no? Una sola sillaba, day. Leggendo ho pensato che un altro titolo poteva essere addirittura life. Perché è vero che c'è la pandemia sullo sfondo, ma in realtà in primo piano ci sono delle persone, come dicevo prima, ed è di loro che vorrei parlare adesso. C'è una coppia di quarantenni in crisi. Lei si chiama Isabel, è una foto editor, è una donna molto in gamba, che sente però di aver perso una connessione con il marito, Dan, che è stato un rocker, i cui giorni di fortuna e fama sembrano essere, seppur modesti, comunque alle spalle. E in casa con loro abita Robby, il fratello di Isabel. Abita nella mansarda, l'ultimo piano. E Robby è un insegnante che non si sente proprio a suo agio in classe con gli studenti. Si è appena lasciato da una relazione lunga con il suo compagno, ed è come se fosse il collante fra marito e moglie. È il migliore amico di entrambi. E quindi ancora una volta Michael Cunningham ci racconta una famiglia
particolare, unica, originale, no? Nella sua struttura. I just have to say that I think the perfect title for every novel that's any good is Life. And we could have just shelves and shelves of books that are simply called Life. And then you pick one out and start reading it, right? Allora, cominciamo con una premessa, e cioè che l'idea di chiamare, appunto, di intitolare un libro Life, secondo me è veramente quanto mai appropriata, e secondo me tutti i romanzi dovrebbero chiamarsi Life. E poi voi immaginatevi che ci sono una serie infinita di scaffali, una libreria enorme, e ci sono tutti questi libri che si chiamano tutti Life, e tu te ne prendi uno e ti leggi quella Life lì. Ma questo vale per i buoni libri, però. Oh yeah. Then the lesser books just have titles. Gli altri avranno un titolo più elaborato. Two things come to mind. When I was a little boy, my mother would read fairy tales to me, which I loved, and we'd get to the end where the prince and the princess were united and they went off together, and she would stop reading and I'd say, go on. No, that's it. I said, but what if she doesn't like the castle? I mean, and you know, she hardly knows this prince. What happens then? Allora, ci sono due o tre cose di cui voglio parlarvi. Cominciamo con questa. Quando ero piccolo, ovviamente, come molti di voi, mia mamma mi leggeva le favole. Mi leggeva le favole, mi piaceva tantissimo sentire mia mamma che mi raccontava queste favole. Arrivava la fine, quindi alla fine cosa succede? Che il principe e la principessa si avviano felici, vissero felici e contenti, vanno verso il castello del principe, e a quel punto mia mamma smetteva di leggere. E io dicevo, mamma, e poi? Cosa succede? E mia mamma diceva, no, ma guarda che la favola è finita. Io dicevo, ma no, non è possibile, scusa. E poi cosa succede? Metti che la principessa va al castello e il castello le fa schifo. Oppure metti che la conosce appena questo tizio. Come facciamo a sapere che andranno d'accordo per il resto della vita? Vissero felici e contenti. And my mother would just light a cigarette and say, well, that's the end. E mia mamma si accendeva una sigaretta e diceva, vabbè, finisce così, the end, finito, basta. Is I think you could say I have spent some of my writing life trying to write that second half of the fairy tale. Okay. E diciamo che nella mia carriera di scrittore si potrebbe dire che ho passato molto tempo a cercare di scrivere la seconda parte della favola in questione. Just thinking about writing about sort of unconventional families. As I look around, I see so many families that are quote unquote unconventional, with all due respect to families that are a mother and a woman and a man and their biological children. I'm not even sure if that family is the majority anymore. I kind of feel like, if anything, I'm trying to write about the new traditional family, which does not resemble established families, what we think of as regular families. Un'ultima osservazione che riguarda quello che dicevi sulle famiglie, appunto, di cui parlo nei miei libri, anche in particolare in questo. Le famiglie, chiamiamole non convenzionali. Ecco, secondo me al giorno d'oggi ce ne sono davvero tante, se ci pensiamo, di famiglie, chiamiamole non convenzionali, talmente tante che, se ci pensiamo un attimo, senza mancare di rispetto alla famiglia, chiamiamola convenzionale, però il numero di famiglie costituite da, diciamo, mamma, papà e figli biologici, uomo, donna e bambini, per l'appunto, non so se siano ancora la maggioranza, questo no. Per cui, secondo me, appunto, questa è la famiglia di oggi, chiamiamola così, la famiglia reale che ci troviamo là fuori. Non so se serva chiamarla non convenzionale o meno.
Ma infatti questa famiglia si trova a Brooklyn, negli Stati Uniti, una upper middle class bianca, e però c'è qualcosa di universale nella loro vita, appunto, in queste loro giornate. E un po' tutti noi possiamo, credo, riconoscerci nelle loro difficoltà emotive, nella difficoltà di far funzionare le cose. Tu e tuo marito siete sposati, se non sbaglio, da 30 anni. Quindi tu sai che qual è il segreto per... Oh, believe me, if I knew the secret, I would be the first one to tell you. Se sapessi qual è il segreto, sarei il primo a dirvelo. All I can say about my own life, my own long marriage is, we're not happy every minute. We have fights. I can be very irritating. He's not so much. But for reasons I could explain and for reasons that are slightly mysterious, I've never lost interest in what it's like to be him. His experience of being himself always fascinates me. And that's probably what has held it together for this long. Plus he's rich and, Well, it's New York. Allora, quello che vi posso dire, se penso a quella che è la mia vita, il mio matrimonio, è che, partiamo dal presupposto che non è che siamo felici 24 ore al giorno, tutti i giorni, assolutamente no, non è affatto così. Litighiamo, assolutamente litighiamo, io so essere estremamente irritante, lui meno, devo dire, però forse la cosa, il collante, quella cosa che mi permette di ogni giorno, insomma, di essere sempre lì, di portare avanti questo matrimonio, è il fatto che c'è sempre una fascinazione da parte mia, in maniera anche, se vogliamo, misteriosa, nei confronti di lui, nel senso che mi incuriosisce molto la persona che lui è. E quindi mi affascina scoprire ogni giorno perché lui è così, e lui resta fedele a se stesso, lui è se stesso ogni giorno della nostra vita, e questo forse è un po' il segreto, è un po' il segreto che fa sì che nonostante tutto, dopo tutto questo tempo, siamo ancora assieme, e veramente, anche se litighiamo, comunque sia, siamo ancora insieme. Detto ciò, è anche molto ricco, e questo aiuta per quanto mi riguarda. E poi è uno psicoterapeuta, anche questo aiuta. He is. Yeah, yes. And when we were first going out, I was afraid that he would constantly be psychoanalyzing me. That was before I found out that, I think, like many psychologists, he spends his whole day psychoanalyzing people. When he gets home, the last thing he wants to do is, I have to point out to him, I think there's a subject here. I think there's some unconscious thing going on. Can we talk about that? È vero, e ti dirò di più, che questo, quando uno comincia a uscire, può anche essere un po' problematico, perché effettivamente io questo l'ho scoperto abbastanza presto, e poi mi facevo il problema, dicevo, oddio, adesso stai a vedere che questo, appena dico qualcosa, mi fa tutte queste analisi, comincia a psicanalizzarmi, chissà cosa tira fuori, così. E poi invece, conoscendolo, è venuto fuori che in realtà sì, lui lo fa di lavoro, quindi passa 8 ore al giorno a psicanalizzare le persone. Quando esce da lì non c'è una mezza di continuare a psicanalizzare pure me, tant'è che appunto quelle rare volte che succede, quello che io faccio sono io che gli dico, senti, ma allora c'è qualcosa che secondo me arriva dal mio subconscio, ti spiace se ne parliamo, oppure così, perché altrimenti lui, per carità, ben si guarda. Ascoltiamo un'altra lettura. Torna a voltarsi verso la finestra e vede il gufo. Le sembra lì per lì un'escrescenza del ramo su cui è appollaiato.
Le sue piume fanno un pendant quasi perfetto col cupo, variegato grigio-marrone della corteccia. Non lo avrebbe nemmeno visto, non fosse stato per gli occhi. Due dischi nero e oro, non più grandi di monete da 10 centesimi, fulgidamente attenti, completamente inumani. Le sembra per un istante che l'albero stesso abbia scelto proprio questo momento per informarla che è senziente e vigile. Il gufo piccolo, all'incirca delle dimensioni di un guanto da giardinaggio, lì per lì sembra osservarla, ma dopo che Isabel si è abituata al suo sguardo, è chiaro che sta semplicemente guardando nelle sue vicinanze, scrutando non solo lei, ma anche il resto della stanza. Il comodino con la lampada spenta e il numero dell'Atlantic del mese scorso. La parete dietro il comodino con la fotografia incorniciata dei bambini. Un bianco e nero professionale, nel quale sono inquietanti versioni di loro stessi dall'aspetto docile, innocente. Il gufo punta i suoi sbarrati occhi felini su tutto ciò che sta al di là del vetro. Non sembra fare differenza tra lei e la lampada e la foto. Non comprende o non gli interessa che lei sia viva e il resto no. Isabel e il gufo restano brevemente immobili, lo sguardo fisso l'uno sull'altro, finché il gufo vola via. Vola via con tale agio che sembra non sbattere nemmeno le ali, ma semplicemente acconsentire al volo. Disegna un arco verso l'alto e svanisce. C'è nel suo addio un senso di abdicazione, quasi che la sua presenza sull'albero fuori dalla finestra fosse stata un errore, un'involontaria apertura nel tessuto del possibile, rapidamente ed efficacemente corretta. Il gufo le sembra già essere stato un sogno ad occhi aperti e non ci sarebbe da stupirsene, dato che stanotte Isabel non ha chiuso occhio. Beh, di solito qualche ora di sonno riesce a raccimolarla. Che i problemi di un altro giorno stanno per arrivare. Robby, che non ha ancora trovato un altro appartamento, Derrick, che probabilmente continuerà a chiedere un nuovo shooting e che presto lei sarà costretta ad affrontarli tutti, a mettere insieme la manifestazione di sé più convincente possibile. Una persona capace di fare tutto ciò che le è richiesto. Il gufo è sparito. La jogger ha proseguito. L'uomo col tubino è entrato nel palazzo. C'è solo il calzolaio che ha acceso la luce al neon della bottega. Una luce che non si irraggia attraverso la vetrina, non offre alla strada alcuna illuminazione aggiuntiva. Isabel non può sapere se il calzolaio col quale non ha mai parlato, lei le scarpe le porta a risuolare a Manhattan, apra così presto perché sta fuggendo da chissà quale guerra familiare in corso o se semplicemente non vede l'ora di tornare al suo rettangolo di luce, al piacere di accendere l'insegna blu al neon che dice «Ospedale per calzature». Dovrebbe cominciare a portare le scarpe da lui. Anche solo per il fatto che il calzolaio vede la propria bottega come un ospedale per calzature. E rimettere in funzione il pupazzo meccanico in vetrina. Una sbiadita volpe o procione, alta un metro scarso, che seduta dietro a un banchetto da lavoro alza e abbassa un martello in miniatura e che adesso che il ciabattino l'ha riaccesa, adesso che l'insegna ospedale per calzature, rifulge di blu gas, e l'animale ha ripreso le proprie fatiche, sarà più che sufficiente come annuncio dell'inizio del giorno. E qui siamo nel primo capitolo e osserviamo la città, uno scorcio di città con gli occhi di Isabel, e troviamo già qui un po' tutti gli elementi che poi nel libro ritorneranno naturalmente, comprese alcune intrusioni del mondo naturale che Michael Cunningham riesce a descrivere davvero con maestria, e questi ritagli di cielo che ritornano periodicamente attraverso le finestre, i lucernari, come
a ricordarci che c'è un mondo anche là fuori dalla casa, no? Anche là fuori dal dramma familiare. E c'è una scena molto bella in cui Isabel è a Grand Central, nella famosa stazione di New York, e guarda le destinazioni sul tabellone e immagina di essere quel tipo di donna che sarebbe in grado di salire su un treno e non tornare più. E volevo chiedere a Michael Cunningham come ha fatto a calarsi con così tanta efficacia nei panni di una donna di 40 anni. Yeah, that's such a good question. You know, an American writer, Eudora Welty, once said that I don't think a writer has to have had the experiences that we write about. You don't have to have been a 40-year-old woman in Grand Central Station. But she said, I don't think we can write convincingly about an emotion we haven't felt before. And if I've never been a 40-year-old woman in Grand Central Station, I have thought about what if I just left and started something else. Allora, c'è una scrittrice americana, Eudora Welty, che ci dice qualcosa che secondo me può tornare utile appunto per rispondere alla tua domanda, Martino, ovvero il fatto che uno scrittore non ha necessariamente l'esigenza di aver condiviso con un personaggio la stessa esperienza al 100%. Questo vuol dire che appunto si può scrivere di una donna di 40 anni che sta lì in piedi a Grand Central e guarda le destinazioni dei treni in maniera convincente anche senza essere una donna di 40 anni che è in piedi a Grand Central e che guarda la destinazione dei treni, nel momento in cui hai vissuto le stesse emozioni. Quell'emozione lì che vive quella donna in quel momento l'ho vissuta anch'io, perché anch'io c'è stato un momento nella mia vita in cui ho sentito proprio questa esigenza. Mi sono detto, ma se io avessi il coraggio di andare, di fare la stessa cosa, di lasciare tutto, ecco, in questo caso poi si riesce a mettersi nei panni. Can I just want to say talk a moment or two about the art of translation. And give great credit to the translator of this novel, because a good translator writes your novel in another language. It doesn't translate directly. I'm going to pause and then I'm going to have a little story. Allora, faccio solo un piccolo inciso, e qui invece io Sara chiedo a Martino se mi aiuta, riguardo alla traduzione, cioè volevo dare il giusto riconoscimento a chi si è occupato. Carlo Prosperi. Carlo Prosperi, appunto, che si è occupato nella traduzione, e che, perché? Perché secondo me la traduzione di un libro è estremamente importante, non perché si traduca quello che io ho scritto in una lingua in un'altra lingua, ma perché in sostanza si riscrive in un certo senso quel romanzo in una lingua diversa, e appunto c'è una trasposizione, per così dire, che avviene non soltanto della lingua ma di tutta una serie di altri aspetti che vanno poi a creare il romanzo. I hope what I write is not so American as to be incomprehensible to people who are not Americans. I happen to live there, and so I set my novels there, but in my last novel, two guys are talking about what to do with their lives, and one of them says, oh, you know, we could just drive out into the mad American night, which is a line from Jack Kerouac. But for most Americans, you don't need to know who Kerouac was to understand this idea that you could just take your savings out of the bank and buy a used car and drive like Isabel imagines, sort of going off, change your name, get a job, leave your life. And my Finnish translator asked about that. And I thought, you know, I'll bet you can't drive out into the mad Finnish night, can you? And if you did, it wouldn't read as a gesture of romantic optimism, it would read as despair.
E riguardo a questa, sempre alla questione della traduzione, una delle mie preoccupazioni, se vogliamo, io sono americano, vivo in America, so di essere profondamente americano anche come scrittore, e quindi spero che quello che scrivo sia poi comprensibile, arrivi, per così dire, anche al lettore che non è americano e che quindi non ha una serie di riferimenti culturali, del contesto culturale che noi americani abbiamo e ci vengono automatici, per ovvi motivi. Quindi, ad esempio, nel libro appunto c'è una scena in cui ci sono due ragazzi, due uomini che sono lì tranquilli, stanno parlando e a un certo punto si dicono: senti, ma sai cosa dovremmo fare? Dovremmo salire in macchina e partire, e citando in questo caso una frase di Kerouac, dicendo tuffarci in macchina in questa Mad American Night, in questa folle notte americana. È una cosa che per gli americani, lascia stare che abbiano letto Kerouac, magari non hanno mai letto Kerouac gli americani, però sanno di cosa sto parlando, perché per gli americani è molto comprensibile, è molto quasi naturale, diciamo così, prendere, partire, dire sai che c'è, ma io me ne vado, e quindi vado in macchina, prendo tutti i soldi, li ritiro dalla banca, parto, guido, me ne frego, cambio nome, cambio identità, mi rifaccio una vita da un'altra parte, perché in America lo puoi fare, è culturalmente una cosa che ha un suo senso. Ma quando si è trovato o trovata a questo punto del libro, il mio o la mia traduttrice finlandese mi ha contattato dicendo: scusa Michael, ma io questo come lo rendo in finlandese? Non tanto per la lingua, ma concettualmente. Al che appunto io ci ho riflettuto e ho pensato che effettivamente era problematico, perché immaginarsi di dire: io non ho esperienza della vita in Finlandia, ma mi viene da dire che dire due finlandesi che si dicono: sai che c'è, buttiamoci in questa pazza notte finlandese, sia un'esperienza leggermente diversa da quella americana e abbia poco di romantico e molto di disperato, secondo me. You would just drive through some birch forests into the ocean. Cioè, parti, foreste, 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 e arrivi che c'è il mare. And we are all much more similar than we are different. Our emotions are the same, but our cultures are different. Mm. We grew up with different stories. And the translator, among the most under-recognized and underpaid people in publishing, has to find a way to get to the heart of something like, we could just drive out into the mad American night and make it make sense to somebody who didn't grow up with that idea. Mm-hmm. And we bow down to translators and we should just send them money. I agree. E quindi questo però per dire cosa? Che ovviamente ci sono delle esperienze umane che ci caratterizzano, io sono convinto che ci siano molte più somiglianze che differenze, anche se viviamo in paesi diversi. Resta il fatto comunque che appunto se io sono americano e tu sei finlandese, cresciamo in culture diverse, abbiamo riferimenti culturali diversi, ci leggono storie diverse quando siamo bambini, quindi insomma abbiamo un'esperienza di vita diversa. E quindi pensare a questo povero traduttore che su in Finlandia si spaccava la testa per cercare di trovare una soluzione a questa benedetta folle notte finlandese / americana, un povero traduttore che, diciamolo, mal pagato, perché comunque in editoria i poveri traduttori vengono sempre bistrattati, mal pagati, non sono, insomma, ecco, che si fa un mazzo così per una cosina che io ho scritto, per farla capire a chi la legge. Ecco, secondo me bisogna che tutti ci inchiniamo ai traduttori che traducono i libri, magari gli mandiamo anche un po' di soldi. Grazie.
C'è da dire che Carlo Prosperi appunto ha fatto un ottimo lavoro traducendo il libro di Michael Cunningham, perché ha reso la velocità, il brio, l'ironia. È un libro molto divertente che vi assicuro vi catturerà, è difficile da mettere giù. E approfitto per chiederti, siete stati in contatto durante la sua traduzione? I was not. That is entirely up to the translator. And I am more than glad to answer any questions a translator may want to ask, but I don't impose it. And no, he seems to have done just fine without me. Okay. Allora, diciamo che non mi piace impormi più di tanto, però sono disponibile, sono assolutamente disponibile. Se in qualunque mio traduttore ha bisogno di chiarimenti per qualche passaggio ostico, sono lì a totale disposizione. Detto ciò, appunto, non voglio impormi, e in questo caso ha fatto un ottimo lavoro tutto da solo, devo dire. E a proposito di questo desiderio di evasione, no? Prendere su e fuggire nella notte americana, Robby, il fratello di Isabel, che è, come dire, frustrato dalla sua quotidianità, dal suo lavoro, è alla ricerca di un appartamento suo, si sente un po' perduto nella vita. Prima di arrivare a una decisione, alimenta questa voglia di altrove attraverso un avatar sui social, Wolf, no? Parlaci di questa scelta. Well, I love Instagram. And I love it because you can tune into countless other people's lives. And I think this is a slightly odd, maybe novelist thing, but I follow people, you know, nobody famous, but I'm just sort of interested in trying to, over time, see the discrepancy between what they post and who I think they actually are. Io adoro Instagram, adoro assolutamente Instagram, e mi piace tantissimo andare a seguire, a scoprire tutte quelle vite che vengono presentate su Instagram. È una cosa forse un po' particolare, una cosa un po' strana da fare per un romanziere, però effettivamente io cosa faccio? Io seguo tutta una serie di persone, non necessariamente famose, ma date bene, ma per il puro gusto di capire nell'arco del tempo, man mano che passano i giorni, io seguo e vedo cosa postano, qual è lo scarto tra la persona che io penso loro siano in realtà e i post, quindi la persona che loro vogliono che io pensi loro sono nella vita reale. Where were we? So why wolf? Well, wow. Yes, thank you. And what Robby does, because he feels disappointed in love and a little disillusioned by his job, is he creates a person, a fictitious person on Instagram who is not some superhero, that would not have been interesting to me, but who is actually, in Robby's mind, a slightly better version of Robby himself. A little more charismatic, a little more confident, happier in his work. And so Robby has sort of made for himself, and it turns out he has followers, this, you could say, a doppelganger, this kind of better twin who can be himself and his best friend and his lover all at once without actually existing. E quindi
quindi, per tornare a quello che succede nel libro, cosa succede? Che Robby, sì, allora lui è un po' frustrato, non gli piace il suo lavoro, è un po' così, vorrebbe andare via, la sua vita appunto si è appena lasciato, per cui insomma non è proprio al massimo, e quindi crea questo personaggio assolutamente immaginario e lo mette su Instagram per dargli un po' più di concretezza. E badate bene, non è che sia un supereroe, qualcuno di perfetto, qualcuno di straordinario, è per così dire una versione un po' migliore di Robby stesso. Cosa voglio dire? Che è un pochino più carismatico di Robby, che è un pochino più sicuro di sé, un po' più spavaldo di Robby, è un pochino più felice del lavoro che ha, della sua vita quotidiana. E Robby inizialmente lo crea per se stesso, questo Wolf, per l'appunto, ma alla fine Wolf attira anche i follower, quindi ha anche tutto un discreto seguito, e quindi si ritrova Robby ad avere questa sorta di doppelganger, se vogliamo, piuttosto che appunto di gemello migliore, che fa un po' da tutto, nel senso che fa un po' da se stesso per Robby, ma fa anche da amante e anche da migliore amico, soltanto che immaginario. Sentiamo un altro brano incentrato su Robby. Now we hear about Robby. Robby è sulla soglia della baita, con la porta socchiusa. È il suo posticino preferito. Un piede sul pavimento per non perdere l'orientamento, il senso della dimensione domestica. L'altro spinto sul bordo dell'immensità. La valle che digrada tra le cime, gli spuntoni e le guglie di roccia, priva di alberi, ma ovunque ricoperta d'erba. Un tappeto uniforme che corre ininterrotto verso le creste delle rupi e fin dentro le gole e i crepacci. Come se un dio del nord avesse agitato la titanica mano dicendo semplicemente «verde». È difficile qui non pensare agli dèi. Il paesaggio ha un che di evocato, sollevato sì dal mare, al pari di altre isole, ma a differenza di altre isole, ancora in possesso del suo elemento acquatico, ancora silenzioso, ancora proteso verso quelle che sembrano profondità oceaniche sconfinate. La baita non ha veranda, né gradini d'ingresso, solo una butterata soglia di pietra alta una trentina di centimetri, contro la quale la porta si chiude sicura come il cavò di una banca e sulla quale Robby ha più o meno imparato a non inciampare. La pietra potrebbe essere una barriera contro l'ubiquità dell'erba, che se solo le fosse permesso si insinuerebbe metodica nella casa e comincerebbe a ricoprire tutte le superfici, il pavimento e le pareti, il mobilio, le pentole, le padelle, tutto. A quanto pare, chi costruisce una casa quassù mai trascurerebbe di erigere una barriera tra l'edificio e la montagna alla quale esso si annette, nel timore che il verde trovi un appiglio e se ne impadronisca completamente. Ci sono solo la porta e due piccole finestre. La presenza delle finestre, si direbbe, è unicamente dovuta al fatto che una casa richiede una fonte di luce di qualche tipo, e quindi ce ne sono due, simmetriche rispetto alla porta, poco più grandi di una scacchiera, con imposte pesanti e tende pesanti anch'esse, di una stoffa marroncina che ricorda un'aiuta a grana fine, ma è più morbida dell'aiuta, intrisa di una lucentezza da velluto sintetico che deve essere stata un omaggio a un certo senso di raffinatezza. Nonostante le tende siano opache come cartone e all'incirca del medesimo colore. Tutto serve a barricarsi per l'inverno, visti gli inverni di queste parti. Ma Robby, a cavallo della soglia, mezzo dentro e mezzo fuori, sospetta che la solidità da fortilizio della baita possa avere a che fare anche con la montagna in sé per sé, a prescindere dalle stagioni, nella convinzione che una certa animosità soffi dalla valle e infuri sul paesaggio. Una vita senza pensiero, né fini al di là della propria stessa forza, la quale, pur non malevola, raderebbe al suolo qualsiasi opera umana priva delle opportune difese, nella convinzione che chi la costruisse
sapesse bene quanto al di là delle tempeste di ghiaccio la baita avrebbe dovuto fronteggiare. O forse c'entrano solo il vento e le intemperie. Niente di più misterioso di questo. Da quando è qui, Robby è incline a fantasie, presagi, alla sensazione che forme indistinte e fugaci aleggino ai margini del suo campo visivo. Essere isolato dalla rete non aiuta. Niente post, niente telefonate, messaggini, email, per tutto il tempo che resterà su questa montagna. Ti senti solo e ti senti liberato. Robby non deve rendere conto a nessuno, se non a Wolf, che è andato a farsi una camminata. Ultimamente Robby è stanco, alle esplorazioni preferisce i pisolini. Ma è bello sapere che Wolf è da qualche parte là fuori, circondato da tutta questa austera e verdaggine bellezza. Saluta il paesaggio con un formale cenno della testa, torna dentro e chiude la pesante porta di legno. Grazie a Viola Sartoretto per le letture. Michael, ti faccio ancora un paio di domande, se sei d'accordo. Yes, yeah, I think yeah. Yeah, and, yeah, and we don't want to keep people here. I could talk to you for all night, but I don't think I would. Then people can sign, you can sign books. Nel libro ci sono, non li abbiamo ancora citati, ma ci sono anche due bambini di età diverse e sono fratello e sorella, i figli di Dan e Isabel. E la magia di Michael Cunningham è il fatto che riesca a descriverli anno dopo anno un po' più grandi. Sembra una cosa semplice, no, a pensarci, però sono piccoli cambiamenti, non è uno stacco di 15 anni, 20 anni. E naturalmente i bambini sono un continuo susseguirsi di fasi diverse ed è meraviglioso osservarli. Nathan e Violet. You know, honestly, summoning a character is mysterious to me. When they made a movie of my novel, The Hours, years ago, Nicole Kidman played Virginia Woolf, and she wore fake nose, which was much commented on, but she told me that it wasn't really the nose. She was wearing a little house dress, like Wolf would have worn, and Wolf rolled her own cigarettes. And Nicole sort of reached into the pocket and pulled out tobacco and rolled a cigarette. And she said, suddenly I got it. Just from that little, this little opening. And she could like enter Virginia Woolf. And I'm no Nicole Kidman. But they made perfect sense to me that you just somehow, if you think about it long enough, you reach into a pocket, you pull out tobacco and you've crossed a line with somebody. Right. Allora, come ho fatto? È stata un po' una magia effettivamente, perché cosa è successo? Per spiegarvelo devo fare un riferimento a quella che è stata la trasposizione per il cinema del mio libro Le Ore, appunto, The Hours, e quello che mi ha raccontato Nicole Kidman. Perché Nicole Kidman fa appunto, ha il ruolo di Virginia Woolf nel film, e si era parlato tanto del naso perché l'hanno messo un naso finto, bla bla bla, però in realtà non è stato il naso che l'ha fatta entrare nel personaggio di Virginia Woolf. Era il fatto che lei indossava questa sorta di grembiule, se vogliamo, questo abbigliamento per cui poteva costantemente mettere una mano nella tasca e fare una cosa che Virginia Woolf faceva, ovvero farsi le sigarette da sola, rollarsele col tabacco. E Nicole Kidman diceva una cosa che io non avevo mai fatto. Ma nel momento in cui ho cominciato tutti i giorni a infilare la mano in tasca, tac, il tabacco in tasca, lì mi sono detta, ce l'ho,
ho capito, questa è Virginia Woolf. Io sono in questo momento, sono diventata Virginia Woolf. Ecco, sono a volte queste piccole cose, non appunto il naso finto che magari ti aiuta più di tanto, ma queste piccole cose come il fatto di avere questo tabacco in tasca che veramente ti permettono di entrare nei panni veramente di un personaggio, come nel caso appunto di Virginia Woolf per Nicole Kidman. Ora, posto che io non sono Nicole Kidman, proprio no, detto ciò, però, è proprio così che funziona. Nel senso che tu cosa fai? A un certo punto, se ci pensi a sufficienza, a un certo punto infili la mano in tasca, senti il tabacco e superi quella linea e ce l'hai il personaggio. Ho notato che, a proposito di tutto questo, molti recensori hanno usato questa espressione momenti di essere, moments of being, che credo sia proprio di Virginia Woolf. E per chiudere questo incontro ti volevo chiedere qual è ancora oggi la sua influenza su di te? Qual è il tuo rapporto con Virginia Woolf, con tutta la sua opera oggi? I was in high school in Los Angeles at, let's just say, a very undistinguished public high school. And a girl I had a crush on was reading Virginia Woolf. And I thought, maybe if I read Virginia Woolf too, she will fall in love with me. Allora, high school, Los Angeles. Voi immaginatevi questa scena, non proprio una high school figa, un po' così. Cosa succede? Che io ho un po' una cotta e la mia cotta è in proprio presissima di Virginia Woolf. Allora io cosa mi dico? Se faccio finta che piace anche a me Virginia Woolf, magari succede qualcosa. Yeah. And the only book for Virginia Woolf they had in the little library was Mrs. Dalloway. I was the only one who'd ever checked it out. If I say I read it, I have to say I tried to read it. I couldn't enter it. I couldn't figure out what was going on. Quindi mi sono incaponito, no? Quindi ho detto, insomma, cosa faccio? Che cosa ha scritto Virginia Woolf? E mi rendo conto che l'unico libro a mia disposizione in quel momento lì, perché insomma non è che ci avessi tutta sta scelta all'epoca, è Mrs. Dalloway, la signora Dalloway appunto. E così, insomma, vado in biblioteca, prendo sto benedetto libro, l'unico che appunto suo, che avevo così d'improvviso mi sono appassionato, e comincio a leggerlo. Anche se francamente, cioè, non è che capissi bene cosa stava succedendo in questo libro. Ci ho provato, questo sì, però non era molto chiaro. And although I didn't understand it, I had never seen language like that. I had not imagined sentences like that. So graceful and balanced and nuanced. And it was a little bit like, I don't know, hearing a symphony for the first time, seeing a Tintoretto for the first time, if you'd never seen a painting before. And I think there was a certain element of chance. It was a little bit like your first kiss. I don't imagine Virginia Woolf would have wanted to kiss me. Okay. But I've sort of been in love with her ever since. Couldn't help it.
Insomma, la mia reazione è un po' così di sconcerto nei confronti di quello che stavo leggendo quando apro le pagine della signora Dalloway è dovuta al linguaggio che usa Virginia Woolf, a cui io non ero assolutamente abituato, è dovuta alle frasi di Virginia Woolf che, di nuovo, a cui io non ero assolutamente abituato, perché hanno tutto questo suo modo di scrivere caratterizzato da una grazia particolare, da un equilibrio particolare, da tutta una serie di sfumature che veramente io non avevo mai colto in nessun altro libro, in nessun altro scrittore. È un po' come sentire una sinfonia per la prima volta, oppure come, non avendo mai visto un quadro, vedersi Tintoretto. Ecco, quella è stata la mia sensazione leggendo per la prima volta la signora Dalloway. Quindi, se vogliamo, è stato un po' anche un caso fortuito. E poi questa esperienza mi è rimasta e mi ha segnato un po' come tipo segnare il primo bacio. Ora, di nuovo, non è che voglia dire che Virginia Woolf abbia mai avuto, cioè potrebbe aver avuto interesse a darmi il primo bacio, assolutamente no. Però effettivamente io quel giorno mi sono innamorato di Virginia Woolf, ancora le voglio molto bene, l'amo ancora, e insomma questa storia d'amore continua. Grazie a Michael Cunningham. E grazie a Sara Cuminetti. Il libro è Day e l'ha pubblicato la Nave di Teseo. Grazie ovviamente a Martino Gozzi. Se volete, Michael si ferma per firmare qualche copia. Grazie a tutti.